Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Claudio Lippi, impossibile scordarsi di lui. Nei primi anni 2000 era un presentatore conosciutissimo e apprezzatissimo dal pubblico italiano. È entrato nella storia del mondo dello spettacolo italiano nei primi anni 60 come cantante nella famosa band I Crociati. La sua carriera musicale non è durata molto, invece, quando ha esordito nel mondo della televisione, ha avuto sin da subito un enorme successo. Fino a poco tempo fa lo vedevamo ancora in televisione, ma dopo lo spaventoso intervento è completamente scomparso dai radar. Che fine ha fatto lo storico volto della Prova del Cuoco? Non ci crederete, ma il popolare conduttore del piccolo schermo ha cambiato vita, scopriamo cosa combina oggi. Che fine ha fatto Claudio Lippi? Tutto sulla sua vita attuale. Uno dei volti che ha fatto parte della storia della televisione italiana è proprio Claudio Lippi. Da ben 16 anni si è allontanato dai riflettori, precisamente, il suo ritiro dalle scene è avvenuto nel 2006. Oggi ha 77 anni e vive a Roma. In questi ultimi anni si sta dedicando principalmente alla sua famiglia, infatti, fa il marito, padre e nonno a tempo pieno. Negli ultimi anni, ha rifiutato di partecipare a diversi reality show come l'Isola dei Famosi e il GF VIP. Claudio Lippi, purtroppo, il noto conduttore ha vissuto dei momenti davvero difficili dopo il suo allontanamento dal piccolo schermo. Ha affrontato dei gravi problemi economici a causa di una cattiva gestione del denaro da parte del suo manager. Ma non solo, non sono mancati i problemi di salute, scopriamo cosa è accaduto. Claudio Lippi sotto i ferri, il tragico intervento. Nel 2016 Claudio Lippi ha rilasciato una lunga intervista, dove ha raccontato di aver vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita. Non solo i problemi finanziari che gli hanno provocato molta preoccupazione e stress, ma ha avuto anche dei gravi problemi di salute. Claudio Lippi, proprio per questo, è stato ricoverato presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e si è sottoposto ad un intervento al cuore. Un'operazione molto delicata e complicata. Il conduttore ha raccontato. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d'acqua, era per lui. Poi mi ha detto, stai morendo, alla fine, l'intervento è andato a buon fine, anche se ha segnato terribilmente Claudio. Oggi vive con 3 bypass cardiaci, ma grazie all'amore della sua famiglia è riuscito a rialzarsi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.